zanzara. Tutto il resto è gioia. Abbiamo l'ingegner Negri, che è uno di quelli che critica il governo, dice che ci hanno rinchiuso dentro, la dittatura, il coronavirus è una farsa. L'ingegner Negri, vai. Mamma mia. Ingegnere? Sì. Sono Cruciani, eccoci qui, finalmente. Sì, mi dica. Allora, ingegnere, sei sempre più incazzato, vedo dai video, no? Sì. Soprattutto perché parli apertamente di dittatura. Come spiegare questa cosa? Perché è una dittatura, perché il decreto del Presidente del Consiglio è totalmente illegittimo. Quindi deve esprimersi direttamente il Parlamento. Questo non è uno stato di guerra. Quindi la Costituzione prevede solo lo stato di guerra. Quindi questa emergenza che loro stanno considerando non è proporzionale ai dati che sono forniti. Ci sono una marea di morti, ingegnere. Ma guardi, il discorso dei morti deve essere provato. Ma come provato? L'Istituto Superiore di Sanità afferma che su 50.000 cartelle cliniche nessuno è riconducibile a morte diretta per coronavirus. Cioè tu mi stai dicendo, come hai già detto, che il coronavirus è una mezza farsa, perché tu hai detto chiaramente che il coronavirus è una farsa. Ma il coronavirus adesso viene aumentato a dismisura, il discorso, cioè non si può tenere un popolo intero in segregazione senza dei numeri. Dobbiamo sapere la verità. E dunque, ma come fai a dire che è una farsa noi però? Dobbiamo sapere, ci sono, l'anno scorso c'erano 1700 morti al giorno, mediamente. Allora, oggi sono quanti? 3000? 3000? Rispetto all'anno scorso? Mettiamo. Bene, devono provare esattamente quei morti in più se sono morti per coronavirus. Tu mi stai dicendo, sì, ma ho capito, ma non è che chi ha una patologia, scusami ingegnere, delle persone che muoiono di infarto e si mette coronavirus. Sì, non è più possibile che ci raccontino delle balle. Scusami, quindi, ingegnere, è vero quello che viene detto, non è più possibile. Ingegnere, continuamente appare Borrelli, ma è pensabile che Conte dica dobbiamo stare a casa fino a Pasquetta e Borrelli dice no, dobbiamo stare a casa fino questo è vero, al questo primo è vero. Maggio fino al 6. Però ingegnere si fermi allora, un attimo, si fermi un attimo, ingegnere. Io ho detto oggi, le guerre si fanno per tutelare la libertà, noi siamo sotto assedio. Questa è una dittatura. Ma come una dittatura? Come una dittatura? Deve cambiare la Costituzione, scusi. Allora. Però scusi, allora, ingegnere, si fermi un attimo. Il Parlamento si deve prendere la responsabilità di riunirsi, poi di cambiare la Costituzione. Si fermi un secondo. Dire la Costituzione permette di stare a casa, anche se c'è un'emergenza che non viene provata. Ingegnere, sia la proporzionalità. Ingegnere. Ingegnere, c'è o no? Ma perché ci vogliono ingannare? Io ho detto è una farsa? Perché stanno continuando a dare dei dati sbagliati. Poi lo scudo, perché ci deve essere lo scudo penale? Se tutto è giusto quello che stanno facendo, se è tutto comunicato, se secondo voi è tutto giusto, no? Allora perché lo scudo penale? La dichiarazione dello stato di emergenza e i conseguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono illegittimi, è quanto ha stabilito un giudice di pace di Frosinone in una sentenza pronunciata a seguito del ricorso presentato da un cittadino che aveva violato il divieto di spostamento durante il lockdown e ricevuto una sanzione amministrativa da parte della polizia stradale. Per il giudice Emilio Manganiello, la legge numero 1 del 2017, il cosiddetto codice di protezione civile, sulla cui base il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza, è applicabile solo a calamità naturali come terremoti, valanghe, alluvioni e incendi e ad eventi calamitosi causati da attività umane come ad esempio sversamenti inquinanti. La legge di protezione civile non conterrebbe alcun riferimento al rischio sanitario derivante da agenti virali, come sostenuto invece dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si legge nella sentenza la Costituzione
Costituzione italiana prevede una sola ipotesi in cui il governo può ricevere poteri straordinari: lo stato di guerra. In mancanza di un supporto legislativo e costituzionale, il Consiglio dei Ministri non aveva quindi il potere di dichiarare il 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza per rischio sanitario. Secondo il giudice di pace di Frosinone, Giuseppe Conte, avrebbe dovuto operare con gli strumenti già previsti in Costituzione, il decreto legge e il decreto legislativo, non attraverso DPCM, che sono atti amministrativi di rango inferiore. Le disposizioni dei cosiddetti DPCM con cui si è imposto il lockdown costituiscono, si legge nella sentenza, un obbligo di permanenza domiciliare che è a tutti gli effetti una sanzione penale restrittiva della libertà personale. Secondo l'articolo 13 della Costituzione, una sanzione penale deve essere adottata solo con motivato atto dell'autorità giudiziaria. Il legislatore e il governo non possono da soli limitare la libertà personale. Secondo il giudice Manganiello, non può nemmeno accogliersi la tesi secondo la quale i DPCM conterrebbero limitazioni legittime alla libertà di circolazione. Quest'ultima può essere infatti limitata solo con riferimento a luoghi circoscritti. Ad esempio, può essere impedito l'accesso a un posto pericoloso perché infetto. Invece, nel momento in cui si impone alle persone un divieto generale di spostamento, si rientra in una limitazione della libertà personale. Tutti noi avremmo dunque subito una sanzione penale senza aver compiuto alcun reato.